Giuseppe D'Alonso, candidato sindaco per il centro-sinistra alla presidenza della provincia di Teramo, presenta questa mattina le linee programmatiche. Sì, questa mattina siamo qui insieme agli amministratori, insieme, diciamo, a quella parte che ha condiviso la mia candidatura, per presentare le linee programmatiche che andranno nella direzione della salvaguardia della viabilità, del discorso scolastico, inteso come infrastruttura e come organizzazione del sistema scolastico. Grande dialogo avremo, con i dirigenti per appunto recepire quali sono le situazioni e le condizioni per poi portarle a soluzione. Altro argomento è il territorio, il consumo. Senza poi dimenticare che io ritengo che il presidente della provincia debba essere molto pragmatico. C'è un tema molto importante che riguarda una gran parte del territorio, il sisma, sul quale dobbiamo porre un'attenzione perché non è pensabile che una situazione stagnante legata alla rendicontazione metta in crisi un tessuto economico imprenditoriale, per poi arrivare alla ricostruzione. Insomma, io penso che il Presidente debba essere un riferimento politico, ma soprattutto per coniugare le questioni dell'intero territorio e poi portarle a soluzione. Senta, uno dei problemi principali del territorio provinciale sono le strade. Cosa si può fare? Maggiore attenzione, è ovvio che come diciamo è nella riforma Delrio, è la viabilità. Quando parliamo di viabilità va riconosciuto anche qui il ruolo del presidente uscente Renzo Di Sabatino e della sua amministrazione. Abbiamo già fondi per 15 milioni disponibili per il rifacimento dei manti, ma io penso al dissesto, penso alla prevenzione e quindi una riorganizzazione del settore in termini di organici e strumenti per dare risposta a quei momenti della difficoltà. Viabilità significa vivibilità del territorio e noi ne faremo un vanto di questa nuova amministrazione. Sento una battuta invece sull'uscita di Maurizio Verna dal Partito Democratico. Ma i momenti di tensione nel nostro partito, così come nella politica più ampia, ce ne sono e ce ne saranno. Maurizio Verna è una persona intelligente, sta vivendo un periodo di difficoltà, io con lui ho parlato in maniera diretta, sono certo che presto troverà la soluzione e comunque tornerà ad essere organico a questo sistema.